Buongiorno. Buongiorno. Prego, prego. Tre. Oggi Oggi è 3 tre dicembre. dicembre. Ecco che mi ha questo drinks. Vediamo. Vediamo. Queste sono le canzoni di Schiste. Non dico Schiste che ti ama vaita. Non è scritto neanche animaletti. Sì. Questa è una storia. E la storia va avanti con ogni pallina. Der Bär geht heute in den Wald. Was hat er wohl vor? Ah, e l'orsetto va nel bosco. Che cosa ha in programma? Che cosa vuole fare? Die schönste Tanne sucht aus und trägt sie nach Haus. Wow. Allora, cerca l'abete più bello e lo porta a casa. Er schmückt sie mit Kugeln und anderen hübschen Kleinigkeiten. Lo decora con le palline dell'albero di Natale e con altre cose piccole e carine. Die Spitze krönt ein goldener Stern. Ah, sulla punta mette una stella dorata. Va bene, è d'accordo. E lo dobbiamo appendere adesso. Ieri abbiamo avuto un po' di difficoltà a fare quest'albero. L'abbiamo messo 200 ore. Grazie. Prego. Cioccolata. Ogni cioccolata. Allora, Numero 3. numero 3. Ieri una ragazza ha domandato tra i commenti che cos'è la cosa scura che è stata estratta dalla porticina. Non aveva capito che era cioccolata. Snowman. Snowman. Buono. Buon appetito. Domandato se c'è bisogno di un appuntamatite. Mi è stato risposto prossimamente, però non ancora per questa pagina, no. Oh, that's that Sì. word. Oddio. Quasi finito. Ecco fatto. Finito. Una signora con una bambina e con le galline. Dove? Oh, è vero, un uovo. Ha ragione. Hai ragione. Un pollaio. Un pollaio. Un pollaio e Hühnerstall. Sì. Sì. Nel bel mezzo della città. Abbiamo un frigorifero buttato in mezzo alla strada, vicino a vetrine artistiche e posti in. Buongiorno, oggi è sabato e suonano le campane. Glocken, sono le campane. Anche se ho il telefono pieno oggi vorrei parlarvi della diversa percezione che all'interno di una persona c'è nel corso degli anni e in diverse situazioni di vita rispetto al riconoscimento del sé da parte del vicinato, ecco, diciamo così. Allora, quando ero in Italia, tutte le volte che incontravamo i vicini di casa, che non erano mai vicini di casa, io penso di aver usato per la prima volta la parola vicino di casa qui in Germania e in Italia.
Il vicino di casa veniva identificato sempre come quello del quarto piano, quello del settimo piano, quello di sotto, quello di sopra. E i vicini erano in Italia sempre una seccatura, perché erano gente che si... Secondo la mia famiglia erano gente curiosa che voleva farsi i fatti degli altri e basta. Quindi quando c'era un vicino di casa, immediatamente cambiare strada. Ma questo dipendeva anche dal fatto che... il modo in cui noi abitavamo era diverso da quello dei vicini, nel senso che i vicini abitavano in appartamenti di misura normale, però ridotta, due camere da letto, un soggiorno, una cucina, una sala da pranzo, due bagni, e questo era tutto per quanto riguarda i vicini, mentre noi occupavamo un intero piano e il posto in cui abitavamo era grande come 6-7 di questi appartamenti che vi ho appena descritto, per cui i vicini venivano veramente, ci spesso trovavamo i vicini nascosti dietro gli angoli dell'atrio del posto in cui noi vivevamo, per spiare le nostre condizioni di vita, perché qualche altro vicino gli aveva detto: guarda che quelli non c'hanno il marmo sul pavimento del pianerottolo, ma c'hanno la moquette. E quindi questi venivano a vedere. Mentre invece nel mio presente i vicini sono figure consolidate nel tempo che mi riconoscono come persona civile, normale, integrata, inserita, e quindi da salutare, da rispettare, da scambiarci quattro chiacchiere. E questo è un qualcosa. Per ottenere tutto questo io ho lottato nella mia vita tedesca, quindi i vicini sono in realtà, il riconoscimento dei vicini è un traguardo raggiunto che ha necessitato di molto lavoro, molta fatica, molti anni. Poi ci sono i vicini anche delle case vecchie, soprattutto quando vado a lavorare arrivo sempre da una ben precisa stazione, nel tentativo di evitare la stazione centrale, che è molto pericolosa e in cui i treni incontrano ogni sorta di ritardo possibile e immaginabile. Attenzione Valentina, che qua a terra è pieno di vetri, perché? E quindi arrivo sempre in una stazioncina periferica che è non lontano da dove prima abitavo, e che poi dopo un po' è anche non lontano. Mi sono girata a guardare la vetrina di una gioielleria di Striscio, ho visto che hanno cambiato la vetrina dopo 6 mesi e dopo un po' che cammino sono anche molto vicina al posto in cui ci intrattenevamo sempre io, Stefano e i suoi colleghi. Quindi incontro i vicini di casa di quello spazio, i miei ex vicini di casa, e poi dove lavoro è molto vicino a dove abitavo quasi 20 anni fa, e quindi incontro anche quei vicini di casa che però ancora mi riconoscono, ancora mi salutano, ancora ci fermiamo a parlare. Cioè proprio, ecco, e questo io non lo capivo alcuni anni fa, quando è morta la mamma di Stefan aveva un grande interesse che il fruttivendolo della piazza vicino a casa sua sapesse che la mamma era morta, e a me sembrava una cosa ridicola in un certo senso, perché che te ne importa del fruttivendolo, il fruttivendolo marocchino Rashid, perché te ne importa che sappia? E mentre invece adesso capisco perché anche Stefan ha lottato nella vita, e per quindi lui, per cui per lui era importante che il vicinato sapesse. E quindi così, tutto questo perché stamattina ho incontrato il vicino ex vicino col cane, e dall'altra parte della strada addirittura mi ha salutato caloroso agitando la mano, che per un tedesco c'è, cioè, una concessione grandissima. Quindi questo significa che è molto aperto e molto amichevole nei miei confronti,
E questo è un grande traguardo, capisci? Un grandissimo traguardo, una cosa importante. I nostri vicini di casa attuali hanno dei nomi che gli abbiamo messo noi, dei soprannomi. Allora, per esempio, c'è Glazze. Glazze significa testa pelata, perché effettivamente è la testa pelata. E che è il fidanzato di una mia vicina di casa, però noi diciamo casa di Glazze, perché Glazze un giorno si è installato a casa di questa mia vicina di casa e poi non si è andato più, è rimasto là. Poi c'è un altro vicino di casa che chiamiamo Unterhose. Unterhose significa mutande, perché questo esce sul balcone sempre, solo, esclusivamente in mutande, e quindi si chiama Unterhose. Poi c'è Da Pole, che sarebbe il polacco, perché c'è questa tradizione in tutte le case in cui abito, come vicino di casa c'è uno dalla Polonia, sempre. Sempre una persona molto creativa anche, cioè, proprio una costante da anni e anni e anni. E poi che altro c'è? Poi ci sono Inda, Inda sarebbero gli indiani, che sono sotto, sopra, accanto, dappertutto, no? Sono onnipresenti. Poi c'è Melanie. Melanie in realtà si chiama Leonie. Leonie è un nome femminile normale, ma per qualche motivo io la chiamo Melanie, perché il nome Leonie mi fa cortocircuito nel cervello e mi fa venire in mente il nome di una ragazza tedesca che conoscevo tantissimi anni fa, negli anni tra il 2008 e il 2010, e si chiamava Melanie, e perciò io chiamo Leonie Melanie. Così. I vicini. Li senti? Questi qua si sentono addirittura a questa distanza. Sai perché? Perché sono spagnoli. Li ho incontrati anche ieri, li ho visti anche ieri, incredibile. Tu vai in una città, poi vai in un'altra, poi ritorni e incontri sempre le stesse persone. E infatti questo è un paesone, non è una città. Guarda lì la stylish signorina che corre. Allora, senti qui. Sono qui in questa filiale centralissima del Rewe. Giovedì pomeriggio sono andata a comprare il mio mezzo litro di latte, sempre la stessa marca, sempre lo stesso bricco, e mi sono molto arrabbiata perché improvvisamente costava 1,09 euro, e mi sono domandata perché deve costare 1,09 euro, è sempre costato 1,05 euro. Oggi è sabato mattina, rivado a comprare il mio latte. La cassiera me lo batte in cassa 1,05 euro, quindi il cassiere di giovedì pomeriggio mi ha rubato 4 centesimi. Perché? Boh, avevo già i soldini pronti in mano, 1,09 euro, ma la cassiera ha voluto 1,05 euro. O una cassa batte un prezzo e un'altra cassa ne batte un altro, deve essere questa la questione, perché in tutti e due i casi mi è stato rilasciato uno scontrino, su uno scontrino c'era scritto 1,09 euro, su uno scontrino adesso c'è scritto 1,05 euro. Cioè, vedi, prezzi impazziti, ma poi casse diverse che fanno prezzi diversi dentro la stessa filiale, quindi non è scampo. Cioè, devi imparare perfino le casse, che non sono truccate. Cioè, una cosa assurda. Oh mio Dio! Vedi questa poltrona? Io ce l'ho a casa, però c'ho l'originale a casa. E le parti che qui vedi, tutte a righine, io ce l'ho in pelle. Perché io vengo da un mondo così. Germania, la terra della monnezza e del passato, della musica del passato.
Si esce. Quello con una moneta dentro. Questi sono gli olandesi, i turisti olandesi che vengono copiosi, sono tornati copiosi non appena gli si è detto pandemia, che cos'è? Non la conosciamo più, si sono riversati in enorme quantità. Tutto in Germania, come del resto hanno sempre fatto. E c'è una protesta, siccome non c'era sufficiente caos, allora c'è anche una protesta in corso, bellissimo, siete pazzi. Guarda, guarda. Curdi, turchi. Attualmente, wir haben bereit, unser Ansprechpartner, wenn dieser
Frieden und Freiheit in Kurdistan, in der Türkei und im gesamten Nahen Osten wirklich etwas gelegen wäre. Aber im Gegenteil, die Menschen, die hier demonstrieren, die sich einsetzen, sono tanti, mamma mia, così a prima vista non mi sembrano innocuissime sti figuri.